Credo che noi dobbiamo fare in modo che i senza fissa dimora trovino non solo una sistemazione decorosa, ma anche un percorso di reinserimento nella società. Chiaramente questo è fatto di assistenza, ma anche di decisione. Noi dobbiamo, e le nostre unità di strada stanno lavorando con impegno proprio per fare in modo che i senza fissa dimora, con una loro scelta personale, però possono essere indirizzati verso una sistemazione che sia una sistemazione dignitosa. Noi sappiamo bene che è un problema complesso perché nei senza fissa dimora ci sono tante realtà diverse, c'è la povertà, ma c'è anche la dipendenza all'alcol, la dipendenza alla droga, problemi psichiatrici. Ci sono situazioni molto complesse, ma io non credo che tenere le persone per strada sia un segno di dignità. Non è un segno di dignità per la città, non è un segno di dignità per le persone stesse. Quindi noi dobbiamo fare di tutto per togliere le persone dalla strada, offrendogli una sistemazione dignitosa. E sappiamo bene che per far questo bisogna fare in modo che queste persone siano consapevoli che la strada non è la loro casa, C'è un altro lavoro di c'è un mediazione. lavoro di mediazione, spesso è capitato che senza fissa dimora sono stati portati in posti di grande dignità, ma poi dopo sono ritornati in strada, perché ritornare in strada significa poter seguire anche delle pratiche di dipendenza che invece in un luogo assistito non sono possibili. Quindi noi dobbiamo guidare queste persone, aiutarle per avere una sistemazione dignitosa e soprattutto farle rientrare in un percorso di integrazione nella società.